Alle 10.30 è stata aperta la Camera Ardente a Palazzo Merlato per l'ultimo saluto a Fabrizio Matteucci, sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016. Erano già presenti i familiari e molte autorità politiche, a cui si sono aggiunti semplici cittadini. E fu scelta da Matteucci con una nomina che fece in qualche modo scalpore. Sì, Fabrizio credo che avesse deciso, insomma, come ultima legislatura di fare entrare più giovani possibili e quindi è stato, insomma, colui credo che ha dato davvero una mano a una nuova generazione di amministratori, di amministratrici della città, della nostra comunità politica. Ci ha sempre sostenuto, ci ha protetto, perché ovviamente quando si è molto giovani e si entra nel mondo della politica, insomma, bisogna essere in qualche modo accompagnati, e Fabrizio l'ha sempre fatto con generosità, con bontà, con quella, come un padre, quella severità che però è sempre affettuosa, e quindi, insomma, perdiamo davvero un pezzo di cuore, ma credo tanti ravennati, e appunto quella generazione che Fabrizio ha tanto voluto che entrasse nel mondo della politica e che ha accompagnato. Lui credeva nei giovani, non li temeva, ci credeva e li ha accompagnati davvero dal primo giorno fino all'ultimo, perché poi anche quando ha finito di fare il sindaco era sempre un punto d'appoggio con cui scambiare due chiacchiere sulla situazione politica, sulla situazione della nostra città, su dubbi su quali scelte prendere nell'amministrazione della cosa pubblica. C'era sempre e continuerà ad esserci. Ravenna perde uno dei cittadini che più lo hanno amata, un grandissimo sindaco, ma una persona che tutti i giorni non faceva mancare il suo consiglio, il suo sguardo sulla città benevolo, una persona buona, ma anche un grande sindaco che ha dato una grande prospettiva alla città. Pensava che continuavate a sentirvi. Sì, era sempre la prima telefonata della mattina o l'ultima della sera, ma con quella discrezione quasi paterna di chi ti dà un consiglio, ti dà un suggerimento, poi se anche, diciamo, prendi una scelta diversa non te lo fa pesare. Per me è stata una grande guida, un grande amico e, ripeto, mancherà a tutti tantissimo. Che legame aveva con Matteucci? Un rapporto antico, eravamo amici, ma un uomo mite, tenero, ma anche assertivo, duro, un uomo cangiante come tutte le persone intelligenti, sensibili, ipersensibili, interessato sempre ai temi nuovi, ci si buttava, una persona per bene, un amico. Presidente, che rapporto la legava con Matteucci? Avete condiviso l'appartenenza a un territorio, a un mondo politico, alla terra? Beh, un'amicizia profonda che è nata quando eravamo ragazzi, che ha attraversato una vicenda, una vita, e questa è una cosa profondissima. Ciò che ci ha sempre legato sono stati i riferimenti fondamentali, i valori, i principi. Fabrizio è una persona giusta, che ha fatto le cose in cui credeva. E credo che questa sia una delle cose più importanti della vita.